Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV. Allora, questo è Pizza e Cinema, l'unico podcast in cui si parla di cinema mentre si aspetta la pizza che a breve ordineremo, ma prima siamo qui per un annuncione importante. Mi sono anche messo la giusta maglietta oggi. Mauro Zingarelli ha la giusta maglietta perché appunto questo annuncio riguarda Nostos, che è il nostro cortometraggio che abbiamo prodotto insieme a tutti quelli che hanno partecipato al crowdfunding e che tutti voi avete visto nascere attraverso i live di Twitch. Ebbene, siamo qui oggi per dirvi che Nostos è stato ufficialmente accettato in concorso alla settimana della critica di Venezia. Un brindisi a Venezia! Un brindisi. E alle gondole! Esattamente sul computer, come dice sempre Matteo Bruno. Sulla barra spaziale. Ma Dio sabe! Lascialo lì! Usa quella! Vai! Via! Tutta che finita! Asciutto! Vabbè, comunque ringraziamo anche ragazzi. Ora! Vabbè. Momento di domande, se volete farne in chat, alcune potrò rispondere ad altre no. Tipo 1991 Salvo chiede: noi quando lo vediamo? Se vai al Festival del Cinema di Venezia lo potrai vedere la proiezione, altrimenti ci saranno altri festival, perché fino adesso noi siamo stati un po' fermi perché abbiamo provato a fare questo primo passo molto grosso insieme a Tiny Distribution, che è la distribuzione che ci sta supportando nell'attività festivaliera di Nostos, che ringraziamo. E loro ci hanno detto: ragazzi, questa roba secondo noi potrebbe avere una chance in anteprima alla settimana della critica di Venezia, cioè il Festival di Venezia. E visto che esatto, perché la questione, esatto, la questione è che la settimana della critica internazionale richiede l'anteprima mondiale del corto, quindi prima di andare lì noi non potevamo farlo vedere a nessuno. Adesso fatta l'anteprima si capirà cosa succederà. Ci sono altre cose in ballo di cui non possiamo parlare purtroppo, però potrebbe essere che appena c'è la proiezione a Venezia sarà disponibile per tutti da vedere da qualche parte. Sul profilo essere... Instagram di Gianluca gli esatto. Mandate un PayPal di 5 euro e lui vi manda il link. Quindi ragazzi, se volete vederlo sicuramente a settembre, il Festival di Venezia... Fatevi gli accrediti per la settimana internazionale della critica. Se volete sapere quando saranno i giorni precisi in cui saremo lì e in cui presenteremo e proietteremo Nostos, seguiteci su Instagram perché al momento non annunceremo lì, perché al momento non lo sappiamo manco noi. Non è stato stilato un calendario. Se andate nella pagina del SIC, Settimana Internazionale della Critica, trovate ovviamente le pagine di tutti, cioè tutti quante le schede, tra i quali c'è anche la scheda di Nostos. Se lì potete scaricare pure, se vi interessa, delle still e la cartella stampa. Però c'è il press kit, se scusate parte della stampa o volete vedere dei frame inediti. Se voi prendete tutti i frame che sono usciti in questi negli anni, fila, più quelli a cartella stampa, li mettete in fila molto velocemente, tipo quei quadernini delle elementari. Quelli, sì, è vero. Potreste vedere il corto più o meno intero. Matteo, sono vuoi d'accordo. Dire qualcosa? No. No, vabbè, ce l'abbiamo qui. Tu sai che stai a Venezia, devi vestirti elegante. Oh no! Sì. Io ci ho avuto mia madre che mi ha già detto... lo sai che quindi devi comprare delle camicie, vero? Sì, tu hai una camicia bellissima. Ecco, tu pensi ho capito, però ce n'è una, io posso mettere sempre la stessa camicia. Io lo pretendo. Quanti giorni dura? Cioè, quante volte in questo momento? È una settimana della critica. Sì, però una sola ne abbiamo. Mia madre è Marco Scioni, che mi ha appena detto: ti devi vestire preciso, ma io sono l'operatore, io mi vesto. Ma sei il produttore, quale operatore? Stupido idiota! North Face col cappellino, così. A parte che te fanno entrare, che è settembre, no? Ci abbiamo i red carpet. È vero, non ti fanno entrare. Carnero sta bene. Io voglio fare green carpet, voglio portarmi le bombolette e fa tutto deve. Bravo. Perfetto. Buono. Andiamo a fare. Ringraziamo anche Giulia Bonini che ha regalato 5 abbonamenti. E ringraziamo anche tutte le persone che si sono abbonate, che ora non ho sotto mano. Poi dopo io adesso poi lo diciamo. Io volevo ringraziare tanto perché un meco ioni grande mi piace. Zazza Stazio. Quindi ragazzi, direi che
il primo obiettivo che ci eravamo prefissati l'abbiamo raggiunto. Credo che in Italia, lato cortometraggi, ci siano pochi festival che così grossi. Guarda, cioè, interessanti. Questo è Davide Donatello. Cioè, esatto. Fine. Però alla fine Davide è una premiazione. Esatto. Cioè Venezia è il festival più importante che c'è in Italia. Allora, ora dobbiamo incrociare le dita per vincere. A parte essere il festival del mercato. Perché nel senso... scusa. Anzi, andate a votare sul sito. Sì, che funziona. Mandate mail. Mandate delle mail, ci sarà sicuramente la mail. Non lo fate. Ma sempre quel no. Allora, sempre quella cosa. Penso io dove metto la camicia. Lui non è destra. Votateci, dai, che volete. 068989 codice 01 per votare. Nostro è incredibile, un sorso di birra del fuori controllo, on fire. Marco, vabbè, è il momento di chiedere l'aumento. Ragazzi, io direi che è una cosa importante. Giustamente, Jacopo Ndema dice: fate fare il video alla Ferragni e vinciamo. Ha capito come funziona il festival di Venezia. Perfetto. È così che funziona, d'altronde. Sì, sì, certo. Minimicarsi. Comunque, ragazzi, noi tre ce ne andiamo, no, così lasciamo Marco e Mauro e De Feo a parlare di horror. Anzi, Mauro e De Feo a parlare di horror, perché Marco... Cazzo, io sto qui a dire Marco tutte le cose per cui non guardo gli horror. Anzi, la sfida per voi sarà, alla fine di questa live, convincermi a vedermi un horror. Io ci sono riuscito ingannandoti quando tu sei un pezzo di come merda, cazzo hanno fatto su Ultima Notte a So. Marco ha fatto... interessante, ve lo vedo senza sapere che era film horror. Pezzo di merda. Poi a metà io stavo con Elena e lei mi faccio: ma questo ma è horror, ma perché lo sto guardando? E lei finalmente l'ha dovuto finire per forza, maledetto. Lei ha detto: questa sera non ti rimbocco. Ecco qui, esatto. Ragazzi, rimanete Instagram eccetera, noi andremo rimanete collegati su Instagram eccetera per gli update per quanto Instagram riguarda Venezia. E poi scrivete tutti hashtag Matteo Bruno in camicia. Matteo Bruno in camicia. Matteo Bruno in camicia, ma pure in giacca e cravatta. Già, tutto, zio. Tanto c'è il tuo papillon. Matteo è un grande portatore di papillon. Uno ce n'ha. Ma io c'ho un cambio, me lo metto. State tutti contenti. Si va. Poi me lo levo e lo brucio. Però poi ci sbronziamo come le merde. Perfetto. Basta. Ce ne sempre in modo responsabile, amico Twitch. Certo. Ma saremo fermi. Lì vediamo il gol. E adesso ce ne possiamo. Ciao. Me ne va pure io con le mie cuffie. Ciao. Ale, grazie. Ciao. Bella per tutti. Vai Mauro, presenta. Io mi devo sistemare. Ok, perfetto. Siamo rimasti, adesso è finita la follia, è molto bello. Io intanto magari mi prendo un secondo per dire che sono molto contento di questa cosa, perché per un regista andare a Venezia non è una roba proprio che succede ogni giorno. Quindi grazie mille soprattutto a tutti voi, perché sennò col piffero che noi riuscivamo a fare questa cosa così all'acqua di rose, invece ci siamo riusciti grazie a voi. Detto ciò, oggi parliamo di cinema horror e lo facciamo invitando uno dei pochi registi che è riuscito a portare questo genere in Italia, che si sa che in Italia è un po' un genere che non è proprio facilissimo fare, nonostante sia uno dei generi che ci ha caratterizzato nel panorama mondiale ultimamente, pare che non si possa più fare. Quindi Roberto De Feo è arrivato all'improvviso in questi ultimi anni e ha fatto prima di Nest, ecco qui Roberto intanto che ci raggiunge, benvenuto, e dicevo, ha fatto prima di Nest e poi su Netflix a Classic Horror Story. Quindi intanto benvenuto, ciao, come stai? Non lo sentiamo, scusami Roberto. Non lo sentiamo. Perfetto, Roberto, scusami, non ti sentiamo, forse sei mutato. Eccomi, scusa. Ecco, era mutato. No, grazie per l'invito, anzi sono felicissimo perché vi conosco, vi seguivo da tempo. Però mi devi dare poi 2 minuti per rispondere a Marco, che prima ha detto mi devo vendicare perché non vede film horror. No, questo vabbè, è l'obiettivo di oggi. Perché... è una battaglia persa, esatto. Oggi glielo dobbiamo convincere. Cioè, voi dovete spingermi un film horror... che io te lo consiglio, non troppo horror perché sennò non arriva alla fine, che mi convinca poi a vederne un altro e poi per entrare in Bam, Hereditary, così proprio, così Marco muore direttamente. No, dicevo Marco, scusami, Roberto, tu sei, come dire, nel mondo dell'horror da sempre. Se io devo fare una confessione, io
mi ricordo il tuo cortometraggio, perché io sono pugliese, sono di Foggia, e mi ricordo nei festival che c'era questo cortometraggio che era Ice Cream, che girava, che era il tuo primissimo cortometraggio, cioè il tuo primissimo cortometraggio che iniziava a girare horror. Sì. E quindi tu è da sempre che fai cinema horror, essenzialmente. Sì, Ice Cream è un cortometraggio del 2009, quindi parliamo di un tempo paleolitico. In cui... Esatto, non esistevano neanche i distributori festivalieri per cortometraggi, cioè era davvero il deserto più assoluto, ti dovevi distribuire il tuo cortometraggio fai da te, mandandolo ai festival, insomma, cercando i festival, pagando, occupandoti tu di masterizzare il DVD, spedirlo, insomma, era un delirio. Però con nelle buste, con i soldi, le cose, le mazzette. Era bellissimo perché comunque, come dire, ti costruivi da solo il tuo futuro, o almeno speravi di costruirti un futuro. E, all'epoca, immagina, ancora oggi fare film horror in Italia è praticamente un'impresa. E nel 2009-2010, insomma, in quegli anni lì, era, non esisteva ancora per niente un mercato, ma non esisteva neanche alcun produttore italiano che volesse almeno provare a fare film horror. Il film che poi ha incominciato a cambiare il corso degli eventi e ha riportato un po' di interesse verso il genere è stato, lo chiamavano Gigrobot di Gabriele, certo, Mainetti. Se non ci fosse stato il film di Gabriele non sarebbe successo assolutamente nulla, io non avrei girato il mio primo film, non ci sarebbero state anche altre produzioni italiane horror uscite negli ultimi anni, insomma è grazie a Mainetti che ha incominciato un po' a cambiare tutto quanto. Senti, ma io infatti ricordo che c'è stato... Ah, scusami Marco, io mi ricordo che ci fu quest'1-2 devastante che fu Gigrobot e Smetto quando voglio, che sono stati due film usciti più o meno nello stesso periodo in cui improvvisamente tutti quanti hanno detto vabbè, allora possiamo fare anche dei film un po' diversi. Marco, scusami, ci siamo dimenticati di far vedere gli oggetti in questo video. Ah, esatto, io quello volevo vai lanciare. Ti prego Marco, presenta la questione degli oggetti. Allora, quello che noi facciamo ogni volta in questo podcast è, visto che è un podcast e quindi la componente visiva è essenziale come tutti sanno, di presentare, presentare degli oggetti fisici che vanno a rappresentare un po' il tema della puntata in relazione alla nostra persona. Quindi ad esempio io adesso vado a prendere l'oggetto che per me rappresenta l'horror. Nel frattempo Mauro, tu presenta il tuo. Vado. Io oggi ci tengo particolarmente a questa cosa degli oggetti, perché in realtà c'è un oggetto fichissimo, che ovviamente non vi darò mai, perché l'oggetto vincitore tecnicamente è quello che poi vince e viene messo nello sfondo del podcast per rimanere lì. Io non ve lo darò mai il mio, perché è troppo bello, che è questo. Io ho, eccolo qua, ho il press kit di Insidious, autografato, eccolo qui, vediamo se si vede, eccolo qui, autografato da James Wan, perché Insidious venne presentato alla festa del cinema di Roma, io all'epoca ero uno studente della NUCT e quindi andammo lì a fare una lezione con James Wan e io giustamente mi fregai il press kit e chiesi a James Wan di autografarmelo, quindi insomma questo è il mio oggetto dell'horror, perché me ne devo vantare essenzialmente, non perché io voglia effettivamente farvelo arrivare nel caso vincesse. Marco, sei andato a prendere il tuo oggetto? Sì, sono andato a prendere il mio oggetto, sono molto fiero del mio oggetto. Bravo. Ringraziamo anche Nicola di 89 che si abbona per il 26esimo mese. Ed è questo. Bravo. Per me l'oggetto dell'horror. Perché ragazzi, io mi cago addosso fortissimo. Io non comprendo, e poi ne parleremo, soprattutto insieme a Roberto, perché un essere umano debba decidere di approfondire un film che l'unica funzione che ha è quella di farti stare male, provare del dolore e dell'angoscia e del non dormire più. Mi ricordo posso che... rispondere subito? No, guarda, ti dico solo, ti do l'aneddoto perché io ho smesso di vedere film horror. Sai quelle classiche pomeriggi alle medie in cui uno dice vediamoci un film horror perché così tendenzialmente l'approccio è poi si pomicia tutti insieme. Poi... Però eravate solo tu e i tuoi amici. Eravamo solo maschi, no, non è vero, però in generale... il punto è che lì è stato messo non aprite quella porta. Ah. E io credo di aver visto circa 7 minuti di film e poi per il resto del tempo sono stato con una chitarra davanti alla faccia. Ma l'originale con Tom Hooper? Cioè quello proprio... Penso fosse l'originale. Ok. No. E mi sono veramente cagato addosso e non ho guardato il film, ho sentito soltanto il rumore e aspettavo solo che finisse. È stata una tortura. Quindi per me la carta igienica rappresenta l'horror, perché no.
Vai. Tu, Roberto, cosa, che oggetto ci hai portato? Beh, io in realtà avevo suggerito un oggetto che si ricollega molto poi al film che ho girato per Netflix, il classico Horror Story, che è un film costruito sui cliché dei film horror. E quali sono, come dire, i cliché principali più conosciuti? Il classico camper su cui viaggia il gruppo di ragazzi che poi ovviamente farà una brutta fine durante il film. E per questo vi avevo suggerito questo è un Nightmare Mobile del 1985 ed è il camper che abbiamo utilizzato nei classici Horror Story, che poi Netflix ha utilizzato anche per uno dei poster delle visualizzazioni che si trovano poi sulla piattaforma quando cerchi il film. Quindi insomma è un cliché, un cliché di quelli che però, nel senso, paradossalmente l'horror vive di cliché positivi, nel senso di, sì, di elementi che lo spettatore si aspetta di trovare, vuole trovare, ma vuole sapere come sono stati inclusi in quella specifica iterazione. Sì, certo. Guarda, nel mio film, il film che ho girato anche insieme a Paolo Strippoli, Classic Horror Story, noi vogliamo proprio parlare anche di quello di cui voi accennavate prima, ovvero del problema che in Italia si ha con il cinema horror, e Marco ne è un esempio. Quando si parla di cliché, noi nel nostro film abbiamo soltanto voluto mostrare dei cliché, ma gli abbiamo voluto dare un valore metaforico, perché ora prima Marco diceva perché io dovrei guardare un film horror che vuole solo farmi spaventare. In realtà il cinema horror non fa solo questo, cerca di farti spaventare. Innanzitutto è il genere, secondo me, che si presta meglio a raccontare la società in cui viviamo, soprattutto nei tempi in cui viviamo. E poi ti fa pensare e riesce spesso a collegare delle tematiche sociali molto importanti. Ora cito due film che sicuramente tutti hanno visto, che sono Hereditary, Midsommar, per esempio, o anche Get Out, tutti tranne Marco. Sono film che parlano di famiglia o che parlano di... Midsommar, per esempio, è, come dice Ari Aster stesso, il regista, è un film horror sui rapporti di coppia. Hereditary è un film horror sui rapporti familiari. Insomma, non cercano solo di farti spaventare, ma anche di farti pensare, di farti ragionare. E la stessa cosa abbiamo cercato di fare in questo film Netflix, Classic Horror Story, che parla proprio dell'impossibilità di, a parte di tematiche serie come la spettacolarizzazione del dolore e la spettacolarizzazione della morte e la pornografia del dolore, che ormai con i social è andata fuori controllo. Mi riferisco a un esempio che faccio sempre: spesso mi è capitato di guidare, trovare un incidente, vedere gente che col cellulare riprende il povero disgraziato che ha fatto l'incidente, piuttosto che uscire dalla macchina e andarla ad aiutare. Noi abbiamo voluto fare un film su questa roba qui. Poi ovviamente dentro ci abbiamo messo altri ingredienti, tra cui la mafia e tutti gli elementi che è un po' anche il classic e il cliché dell'italiano all'estero. Quando vai all'estero l'Italia è spaghetti e mafia, e quindi noi ci abbiamo voluto mettere per assurdo entrambe le cose. E quello che volevo chiederti, ovviamente, come dici tu, secondo me una cosa che ha contribuito alla generazione di Marco, che poi è la stessa mia, ovvero le persone nate negli anni 90, a questa visione dell'horror è sicuramente l'esplosione dell'horror degli anni 2000, che è un po' quel horror un po' cheap Splatter, che è uscito fuori, i mega sequel, nel senso i 150 sequel di Scream, i 150 sequel di Halloween, tutti il cinema pop horror hollywoodiano che è un po' andato ad annacquare quella che era l'idea dell'horror nella testa di molte persone, che adesso sta tornando un po' indietro con tutti questi horror nuovi di Ari Aster, di Eggers, tutta la roba della 24. Però prima di addentrarci in tutta questa roba, ti volevo chiedere, e volevo chiedere anche a Marco ci ha già raccontato, qual è stato il tuo primo approccio col cinema horror? Nel senso, come ti ci sei trovato? Il primo film che hai guardato o la prima volta che ti ci sei imbattuto? Anche voi in chat scrivete. Sì. Qual è stato il vostro primo film horror e se vi ha fatto venire voglia di vederne altri o come me ha fatto effetto addio per sempre? Guarda, l'impatto che ho avuto io con il genere horror è probabilmente l'impatto che hanno avuto quasi tutti i ragazzi della mia generazione. Io sono classe 81. È L'Esorcista. L'Esorcista è un film che è uscito veramente qualche anno prima del mio anno di nascita, cioè credo fosse 73.
uscire l'Esorcista. È il motivo per cui l'Esorcista è stato il primo film nella storia del cinema, il primo film horror nella storia del cinema ad arrivare al grande pubblico, e anche, come dire, il motivo è legato anche alle storie che si raccontavano durante l'uscita, gente che si sentiva male nel cinema, persone che addirittura non dormivano per settimane, gente che era andata addirittura in ospedale, e quindi tutta questa è per la prima volta nel cinema horror un film riusciva a far parlare di sé anche grazie, diciamo, a elementi collaterali, a effetti collaterali. E quindi mi ricordo che mia madre non riusciva a dormire la notte, e io le chiesi perché non riesce a dormire, e mi disse perché ho visto questo film. Pensai, cazzo, ma davvero esiste un genere nel cinema, era ancora piccolino, che riesce a creare delle emozioni così forti, addirittura da rimanere nella testa delle persone e non farle dormire? E mi innamorai completamente del concetto di riuscire a spaventare qualcuno. Infatti poi, insomma, ho avuto non molti amici in vita mia, perché riuscivo sempre a terrorizzarli, a farli spaventare con cose sadiche, e quindi c'era gente che più che altro mi evitava perché pensavano che fossi psicopatico. Però a prescindere dai miei rapporti sociali, il mio rapporto col genere horror è nato con l'Esorcista. Poi i primi, diciamo che gli anni 70 sono gli anni d'oro del cinema horror. Abbiamo avuto nel 73 l'Esorcista, poi è arrivato l'anno dopo Texas Chainsaw Massacre, che non aprite quella porta, che però sono convinto non è quello che ha visto Marco. Sì, penso Marco penso abbia visto quello con Viggo Mortensen. No, quello non è Viggo Mortensen. No, non era Viggo Mortensen, chi era? È prodotto da Michael Bay. Esatto, il sequel, quello, sì. Quello recente, quello degli anni 2000. Credo 2004, credo. Non ne ho ricordo. Comunque c'è, sì, vi sì. Dico, per esempio, c'è in chat una... Aspetta che devo ritrovarlo. Che diceva... Che stava approcciando Fresh, che l'ha iniziato a vedere, l'ha finito e l'ha visto tutto. E per esempio Fresh, io più volte mi sono trovato davanti a... alla schermata di Disney Plus e a dire adesso ci clicco, però poi ho sempre pensato ma perché devo farmi questo, e quindi non ci ho più cliccato. Fresh è bellissimo, tra l'altro è uno degli ultimi horror, tra l'altro molto, secondo me la regista si è seduta al tavolino, ha preso Get Out e ha detto ok, adesso voglio fare un film come Get Out cambiando tematica. Però a parte questo, per rispondere a Marco a quello che tu dicevi prima, perché io dovrei mettermi davanti a un film horror a spaventarmi, a star male? Beh, in realtà quello che io ho sempre trovato affascinante di guardare, cioè del concetto di guardare un film horror, è il fatto che tu hai il pieno controllo della tua paura, cioè il pieno controllo della situazione. Questo è affascinante perché tu puoi chiudere gli occhi, puoi spegnere un attimo il computer o mettere pausa e poi aspettare, come è successo anche a me, non lo nascondo, quando ero ragazzino, di aver paura di una scena e riguardarla poi alla luce del sole il giorno dopo. Cioè il fatto di poter controllare la paura non è secondo te affascinante? Cioè trovarsi in una situazione in cui non ti troverai mai nella vita, perché dai, nessuno psicopatico mascherato, a meno che tu non sia un mio amico, ti seguirà nella tua vita per farti del male. Questo non ti stimola? No, perché è una situazione che non vorrei mai vivere, quindi non capisco perché cercare un'edulcorazione visiva della questione nella mia testa. Io la paragono sempre molto anche alle montagne russe come concetto, nel senso, io sono sempre stato, anche io all'inizio, nel senso, io mi sono approcciato a loro relativamente tardi, nel senso che i miei genitori non sono mai state persone che guardavano loro, penso che mia madre si impressiona a guardare una cosa che succede fuori campo, quindi figuriamoci se sarebbe mai messa a guardare l'Esorcista. Io mi ci sono approcciato nella mia adolescenza agli horror, quindi ricordo di aver visto i Final Destination, che facevano ridere, adesso in retrospettiva facevano ridere, però la scena del tizio schiacciato dalla lastra di vetro, quello di loro, dei ragazzi che vanno nell'aereo, roba... Quello è Final Destination, giusto? Sì, Final Destination. C'è una scena di Final Destination che rimarrà per sempre nella mente di chiunque, certo. Quella dei tronchi d'albero. Esatto, nell'incidente nella strada, una roba pazzesca. Esatto. E un altro film che mi ha colpito tantissimo, perché è stata la prima volta che mi sono davvero... che ho provato quella sensazione, ed ero adolescente, quindi non è che ero un ragazzino, però ero adolescente e ho provato quella sensazione di io questa roba la voglio guardare alla luce del sole, per favore, e quando vidi Rec, il primo, quello spagnolo, che è un cazzo di capolavoro secondo me quel film, perché è arrivato al momento
dei found footage è uno dei film found footage davvero meglio fatti che siano mai stati fatti, secondo me, in quel periodo. E lì io mi ricordo che ho proprio provato quella paura di porca miseria, ma questa cosa è spaventosa. E da allora inseguo un po' quella roba, perché alla fine con i film horror inevitabilmente costruisci una soglia di sopportazione. Cioè, a un certo, io l'ho rivisto recentemente Rec, ho pensato, ok, adesso non mi fa più paura, perché ormai lo conosco. E quindi è anche bello quello, cioè nel senso, devi anche un po' imparare pian piano, dici, vabbè, ok, questa cosa adesso non mi fa più paura, perché l'ho già vista, e quindi voglio trovare qualcos'altro, qualcos'altro, qualcos'altro. È una roba strana, perché, e poi la stessa cosa succede con le montagne russe. Cioè, Darciabuto, esatto, che chiede in chat se è vero che esiste l'effetto desensibilizzante, non so di cosa stia parlando, ma immagino che magari voi lo sappiate, quindi chiedo a voi. No, non allora, quello che stiamo dicendo. Darcia Pluto, può essere che... se il fatto che più ne vedi meno ti fanno effetto? Non lo so, Darcia Pluto specifica. Sì. Scusami. Beh, sì, potrebbe essere. Potrebbe essere, no? Sì, l'effetto desensibilizzante. Sì, potrebbe essere. Guarda, io ne ho visti talmente tanti di film horror che ormai qualsiasi cosa non ti fa più effetto. Certo, poi... Ha fatto prima Mauro un esempio importante. Lui ha detto, mi ricordo la scena di Rec, quella delle scale, sì. Degli zombie che salgono. Nel senso, sì, no, c'è un momento in cui trovano per la prima volta la donna infetta, è sì. In fondo al suo appartamento, al buio, con questo vestito completamente pieno di sangue, ed era una roba, me lo ricordo, terrificante. Ma sono scene, capito? Sono cose che sono... I film horror che hanno più successo sono sempre quelli che ti mostrano situazioni che potresti poi davvero vivere nella vita di tutti i giorni. Ora, ovviamente, non penso che tu entri nelle case di persone sconosciute, però no, intendo che entrare in una casa e trovare una casa, come dire, vuota e aspettarti che a un certo punto esca qualcuno che ti vuole ammazzare in fondo al corridoio è una roba, insomma, non richiede poi chissà quanta fantasia. Però sì, cioè, io penso che il cinema horror, per tornare anche al discorso del cinema horror in Italia, il motivo per cui in Italia il cinema horror è probabilmente ancora considerato un genere di serie B, è che noi, a parte i grandi maestri, ne cito uno su tutti che è, diciamo, il più recente, Dario Argento, a parte i film di Dario Argento che ormai appartengono a un cinema che non si fa più, motivo per cui i suoi ultimi film non vanno bene, è che per oltre 30 anni in Italia non ci sono stati film horror, e quindi il pubblico adesso, quando va nel cinema e va a vedere un film horror italiano, si aspetta di trovare quello che ha trovato per 30 anni andando a vedere i vari The Conjuring, Insidious e tutti gli horror che arrivavano dagli Stati Uniti e dal resto del mondo. Quando vanno al cinema e vedono, che ne so, la location italiana, la casa italiana, l'attore con la faccia tipicamente italiana, scoppiano a ridere perché dicono che è sta merda. Guarda, io mi sento pure di dire che non hanno torto, perché purtroppo è così, cioè non possiamo competere con le produzioni americane che hanno non è solo una questione di soldi, non hanno solo molti più soldi, hanno anche delle idee che anche grazie ai soldi riescono a essere migliori, ma soprattutto hanno hanno un'egemonia culturale, hanno proprio... Sì, ma anche io ti parlo visivamente, perché... Sì, per quello dico proprio... cioè, nel senso, mi è capitato, sono stato recentemente a Londra e mi guardavo intorno e pensavo, questi luoghi sono cool, sono fichi. Nel senso, perché io sono stato inevitabilmente influenzato da decenni di film a pensare a questi luoghi come i luoghi in cui succedono le cose fiche dei film fichi. E quindi la periferia americana rispetto alla periferia italiana risulta immediatamente più fica nella testa di qualcuno. Una fattoria nel Texas rispetto a una fattoria, che ne so, a Bitonto, inevitabilmente risulta una location che attrae quel tipo di emozione. Ma perché? Perché tu hai visto per 30 anni... Scusami, Marco. Ma vai. No, finisci. No, dicevo che per tutta la tua vita hai visto film americani che ti hanno raccontato la storia della classica casa infestata, che è la classica casa americana, la classica, come dire, il classico chalet o il castello o la villa, e quindi che è visivamente pazzesca. Quindi quando poi vai a fare quello stesso tipo di film in Italia, con magari un'idea che è valida quanto quella del film americano,
Però poi lo spettatore che si siede alla poltrona e vede la casa che ha visto mentre veniva al cinema, che si è fermato a mangiare un panino, ovviamente non riesce a sentirsi coinvolto, pensa che sia una cagata di serie B. E questa cosa qui è il problema del cinema horror italiano, per quanto sembri assurdo, è il problema del cinema horror italiano. Il motivo per cui io sono riuscito a fare due film horror nel giro di 2 anni è che il mio primo film sono riuscito a girarlo a Torino, in provincia di Torino, in questo castello abbandonato che si chiama Villa dei Laghi, che è un posto incredibile dove se ci va un attore, se ci metti un attore americano e il regista del film invece di Roberto De Feo lo chiami Robert De Feus, ti dicono: ah, cazzo, che figata, che questa roba è pazzesca. E invece il film è andato bene, il film comunque ha fatto il miglior incasso come opera prima del cinema horror italiano. Altro, io ricordo che è un film girato con pochissimi soldi in pochissimo tempo, tipo 4 settimane, mi ricordo di aver letto. È girato in 22 giorni, quindi con un poco milione... più di 4 settimane. Sì, 22 giorni con 1,3 milioni. Ma quindi, come dire, ho cercato questo posto in tutta Europa. Però poi i soldi non c'erano, mi dicevano: sì, ma come ci andiamo fino lì? Tu hai trovato questo castello in Irlanda che è meraviglioso, ma solo portarci tutta la troupe lì o gli attori lì abbiamo finito i soldi. E quindi ho trovato a Torino questo posto incredibile, ho detto: lo giro solo se lo giriamo qui, perché altrimenti entrano in sala e cominciano a insultarti perché vedono la masseria. A un certo punto si pensava pure di girare una masseria in Puglia, follie. Quindi alla fine, per fortuna, siamo riusciti ad avere un buon successo col film, che è stato venduto in 20 paesi, è uscito anche al cinema in Francia, in Spagna, in Russia, in Giappone, Taiwan, insomma è stato finalmente una boccata d'ossigeno per il cinema di genere italiano, che poi mi ha portato l'interesse di Netflix, che ha voluto produrre il mio secondo film. E con questo secondo film che cosa sono riuscito a fare? Quello che non avrei mai voluto fare inizialmente, cioè fare un film horror sulla frustrazione dei registi italiani che vorrebbero fare un film horror. È un film horror fare un film horror in Italia. È un film horror nel film horror. Alla fine la storia, ora non voglio spoilerarlo, però ormai è passato un anno, alla fine è un film horror nel film horror. È la storia di un regista frustrato che decide di fare un finto film horror uccidendo davvero delle persone perché quelli veri non glieli fanno fare. A Netflix è piaciuta un sacco l'idea, perché poi era collegata alla mafia, c'è all'interno del film il culto di Otto Mastrosso e Carcagnozzo, che quando li sentì la prima volta scoppiai a ridere, perché dissi: ma se voi vi volete fare un film horror con dei cattivi che si chiamano Otto Mastrosso e Carcagnozzo, cioè solo a sentirlo faceva ridere. Però poi con Netflix abbiamo lavorato in scrittura in modo tale da impacchettare un film, farlo sembrare il classico film d'orrore, quindi il camper, la classica casa come quella di Evil Dead di Sam Raimi, il classico gruppo di ragazzi, la casa poi era figa, è stata ricostruita completamente per il film. E insomma, impacchettare un film in modo che sembrasse il classico film horror americano, poi invece virava completamente, andava verso l'italianità e verso delle tematiche completamente diverse. Vi lancio una provocazione che arriva dalla chat, perché voi avete detto appunto che il cinema americano domina perché c'è una disponibilità finanziaria che ti permette anche di muoverti su lidi che non possiamo raggiungere. Però, come dicevano appunto in chat, ci sono tanti horror che arrivano dall'Asia. E allora lì come funziona? Qual è la differenza? Però il mercato asiatico è, rispondo io, il mercato asiatico è inserito. Cioè, il fatto che le persone conoscano il cinema asiatico horror vuol dire che il cinema asiatico horror viene venduto in tutto il mondo e quindi viene finanziato perché si sa che viene venduto in tutto il mondo. Cioè, alla fine si torna sempre lì. Il discorso è che se il cinema coreano, per esempio, che è esploso negli ultimi anni, l'esplosione del cinema coreano è frutto di un lavoro del governo coreano che va 30 anni indietro, nel senso, lo stesso il protagonista di Squid Game ha fatto un'intervista a Cannes in cui diceva proprio questa cosa: noi negli anni 80 siamo resi conto che la gente facevano schifo i film coreani e piacevano i film americani, però eravamo pieni di persone che i film li sapevano fare e non capivamo qual era la questione, quindi si è deciso di investire
nel cinema coreano, nella cultura pop coreana, che è il motivo per cui adesso ci troviamo immersi da ogni lato, musica, cinema, eccetera, eccetera, in tutto ciò che è coreano, perché hanno investito, hanno finanziato quello che era l'industria della musica e l'industria del cinema, e dopo 20 anni di investimento, giustamente, perché queste cose richiedono tempo, si è riusciti ad arrivare a un punto in cui effettivamente adesso quegli investimenti stanno ripagando, e quindi i film coreani vengono visti in tutto il mondo, la musica coreana viene ascoltata in tutto il mondo. È sempre una questione di investimento. Tra l'altro, per aggiungere a quello che diceva Roberto, una cosa paradossale che succede sempre, che a me è successa spesso, anch'io non mi trovo certo a fare drammi da festival, no? Alla fine Nostos è un cortometraggio post-apocalittico di fantascienza, quindi anch'io mi ritrovo spesso con generi che non sono molto finanziati in Italia. E c'è questo strano paradosso, perché, come dice Roberto, il pubblico vuole vedere il cinema americano, che richiede un certo tipo di storia e un certo tipo di budget. I produttori, però, vogliono che tu gli dica qualcosa di italiano. Cioè, a me è successo spesso di trovarmi con delle idee per le mani e sentirmi dire questa storia non è abbastanza italiana. E quindi nel cercare di accontentare... Perché il produttore vuole dirti questa cosa va venduta in Italia, quindi deve essere vicina a quello che è quella cultura italiana, senza capire che delle volte si può fare uno sforzo di... come dire, di sospensione di incredulità e dire ok, questa storia non è italiana ma non è neanche americana, nessun po', cioè Leon non è una storia francese, però funziona lo stesso, nel senso, anche se non lo è, perché è la storia di un francese ambientato in America, cioè non, è tutta un'altra roba. Diciamo che noi abbiamo molto questo problema. Ma infatti guarda, hai detto che hai incontrato dei produttori che ti hanno spiegato che se il film non fosse, cioè se il film non è legato al non ha, come dire, una grossa percentuale di italianità, loro non sono interessati. È successa la stessa cosa con Netflix. Quando io ho presentato la prima stesura della sceneggiatura dei Classic Horror Story, la produttrice di Netflix che ci seguiva ci ha detto il film era diverso, non c'era metacinema, non c'era ironia, si prendeva sul serio. E Netflix ci ha detto ma in questo film non c'è nulla di italiano, sembrerà un film che vuole imitare l'Africa. Sembrerà un film che vuole imitare altri 1000 film americani, quindi dovete trasformarlo in qualcosa di unico inserendo il folklore italiano, e da lì l'idea di inserirci la storia dei 3 padri fondatori della mafia. Se non ci fosse stato quell'elemento lì, loro avevano proprio detto che non avrebbero prodotto il film. E questa cosa succede perché loro, Netflix, Amazon, ma ormai chiunque, cerca di costruire il classico, ora si chiama glocal, cioè ora si chiama glocal, ora si incomincia a sentire ovunque quando incontri i produttori, non se lo sono certo inventato loro, però il glocal è quello che tutti vogliono fare ora, il prodotto destinato Squid Game. Squid Game. Sì, quell'approccio là, però io lo capisco anche, nel senso poi ragionando dal punto di vista del... ho un prodotto che deve portarmi, deve convincere i miei abbonati e portarmene altri di nuovi, prima di tutto nel paese in cui sto producendo, capisco cioè secondo me se lo fai in modo intelligente, tipo, poi immagino che sia stata vostra l'idea creativa di inserire i 3 pari fondatori della mafia e non certo la produttrice di Netflix, però secondo me è un suggerimento giusto, perché il rischio se no è di tirare fuori una roba, altrimenti ci arrabbiamo il remake, che... purtroppo non richiama minimamente nulla di ciò che è vicino a noi, quindi quando tu guardi quel film pensi che potrebbero essere sia nella periferia di Viterbo come nella periferia del Massachusetts, e non sei investito in niente, capito? Quindi secondo me come suggerimento è giusto, però bisogna trovare la chiave interessante per inserire le cose, come avete fatto voi. Sì, infatti sono d'accordissimo, ha salvato il film, anzi ti dico di più, sono convinto che abbia salvato il film, è stato un ottimo suggerimento. Io adesso abbiamo parlato delle cose rischiose, no? le difficoltà, che sicuramente sono tante. Ora io volevo tornare un attimo su quello che dicevamo prima, ovvero noi però siamo stati i maestri dell'horror per tanto tempo. Nel senso, veniamo da una... cioè, nel senso, la maggior parte dei registi americani, tra cui James Wan e anche Edgar Wright, che però è inglese, adesso fanno film in cui mettono riferimenti a
Fulci, a Mario Bava, e mettono riferimenti ai grandi maestri dell'horror italiano degli anni 70. Ed è una cosa paradossale. Cioè, secondo te, Roberto, quello che potete vedere nell'industria italiana, c'è stato un motivo per cui a un certo punto abbiamo smesso? Cioè abbiamo detto, va bene, adesso... Perché poi, come hai detto tu, il fatto di aver smesso ha portato che il pubblico italiano si è disabituato a vedere un certo tipo di prodotto. Però, secondo te, perché a un certo punto abbiamo smesso? Cioè, cosa c'è successo? È successo... Guarda, in realtà è successo in tutto il mondo, non solo in Italia. C'è stato un momento di fortissima crisi di idee che è cominciata all'inizio del 2000, degli anni 2000. Perché? Perché è iniziato quello che io definisco... è iniziata l'era dei remake. Si è cominciato a fare solo la copia di film già prodotti che erano stati grandi successi commerciali degli anni precedenti. Certo, ci sono stati tanti film usciti al cinema che però non hanno assolutamente né avuto successo né di critica né di pubblico. Il vero problema in Italia è stato che, mentre all'estero c'erano tantissimi film da rifare, remake, sequel, prequel, e chi ha più ne metta, in Italia non c'era assolutamente nulla. Cioè, in Italia dovevi pensare di rifare i film di Dario Argento, di Bava, di Fulci, ma non c'era assolutamente alcun tipo di interesse nel rifare quel tipo di film. Al produttore non gli fregava assolutamente nulla, perché in Italia il genere, come dire, che ha sempre portato soldi nelle tasche dei produttori e dei distributori è sempre stata la commedia. E quindi, se noi vogliamo analizzare il mercato, dobbiamo dire, ok, in Italia nessuno gli è mai fregato niente del cinema horror. Quindi, quando si è creato questo grosso problema di idee nel mercato internazionale, in Italia hanno detto, ok, noi a questo punto incominciamo a distribuire solo i film che arrivano dall'estero, perché in Italia, a parte Dario Argento, l'unico, come dire, sopravvissuto dei grandi maestri del cinema horror, non c'è nessun altro in più in grado di farli. Ma non era vero, c'erano tanti ragazzi in grado di girare, tanti registi soprattutto giovani. C'era Dario Argento. Non c'era Dario Argento, che ormai, come dire, aveva smesso anche per buone ragioni. E quindi il problema è stato questo, secondo me, che non si potevano fare i remake dei film italiani vecchi, i film nuovi non si volevano produrre, si è voluto produrre solo commedie su commedie. Io tra l'altro lavoro con Colorado Film, che è una produzione nota, certo, per essere produttrice di commedie, ha anche fatto ultimamente Me contro te, che è stato il maggior successo commerciale degli ultimi anni, hanno fatto 10 milioni al loro primo film, quindi capisci, cioè, invece il mio primo film, The Nest, che ha fatto il record, ora faccio ridere ovviamente per quello che sto per dire, ma The Nest è il mio primo film, è stato il film che ha incassato di più come opera prima nella storia del cinema italiano horror. Indovinate quanto è incassato? Quasi 400.000 euro. Poi ha fatto il record. Quindi immaginate come siamo messi. Poi escono i Me contro te, youtuber che fanno video per bambini, e fanno 10 milioni. È ovvio che il produttore dice... Il film horror magari lo facciamo dopodomani. Prossimo film di Roberto De Feo, Me horror te. Il film horror dei Me contro te. Esatto. Pensa che bello, un film in cui Me contro te vengono maciullati da questo tizio con una maschera. È pazzesco. Io in realtà l'ho proposto a Colorado un film horror con lui e Sofì. Ah. L'ho proposto davvero. No, però Colorado, cioè, di bambini per sempre. Bambini che non dormono più per anni. Fai una convenzione con uno psichiatra, appena esci dal cinema subito hai l'obiettivo da visita, così. Però hai capito, c'è, cioè, Colorado Film è da apprezzare, perché Colorado Film fa Colorado Café, fa i Me contro te, fa le commedie di Abbatantuono da 30 anni, poi però fa anche film horror, o almeno prova sempre di migliorare le proprie produzioni di genere. E chi lo fa in Italia? Ora lo stanno incominciando a fare, ma Colorado è stata, come dire, la prima a voler tentare questo, come dire, facciamo i soldi con i film tipo i Me contro te e poi una parte li investiamo per i film di genere. Se fosse questa la mentalità di tutte le principali produzioni italiane, probabilmente si riuscirebbe a tornare a fare dei film sempre migliori in Italia, perché io per esempio il primo film l'ho fatto con 1.3 milioni, il secondo l'ho fatto con 3.2 milioni, e se arriviamo a fare film sui budget
tipo quelli americani dai 7, 8 milioni, magari anche un po' meno, 6, allora lì possiamo cominciare davvero a pensare di fare qualcosa che stia all'altezza e che non venga, come dire, shitstormato prima ancora di uscire. Ma invece vi faccio una domanda in relazione ai festival, visto che stiamo noi per affrontare questo percorso. Una cosa che a me incuriosisce e che io non ho ben capito è perché esistono i festival legati al genere. Cioè, per me, un film è un film. Se è un buon film, è un buon film. Se non è un buon film, non è un buon film. Io non capisco perché, se tu mandi... Cioè, io non penso, poi sono ignorante magari, che se tu mandassi un horror a Venezia... non so, forse Get Out, no, ma non penso che abbia fatto robe legate no, al momento c'è il Suspiria. Un West, però è, cioè, adesso all'edizione di Venezia di quest'anno, ho letto oggi la lineup, c'è fuori concorso, però esatto. Credo, se non vorrei dire una cazzata, ci dovrebbe essere l'ultimo film di The West, il prequel di X, che è il suo film horror precedente, ha fatto un prequel, quello presentato a Venezia. Però in generale mi sembra quasi che ci sia una ghettizzazione interna legata a certi tipi di a genere di film, quindi può essere l'horror, come può essere la fantascienza, il distopico, eccetera, per cui io devo fare i festival per i film horror, perché nei festival normali un film horror non può competere con una classica commedia all'italiana o una... Cioè, non commedia all'italiana fortunatamente non ci vanno a no, vabbè, Venezia, però insomma, hai capito, non per forza Venezia, però anche qualunque smetto quando voglio, penso qualcosa abbia vinto, ma anche... Però è solo in Italia così, perché attenzione, allora io voglio, come dire, spendere una parola a favore del Festival di Venezia quando si parla di questo argomento di ghettizzare il cinema horror, il genere horror, perché effettivamente, ora fatemelo dire, anche se sono molto referenziale, a parte i due film che ho fatto e qualche altro caso davvero raro, è difficile che in Italia il Festival di Venezia negli ultimi 30 anni abbia ricevuto dei buoni film horror da selezionare, quindi, come dire, in Italia il Festival di Venezia non credo abbia avuto un horror all'altezza del Festival di Venezia, quindi, come dire, li capisco. Invece sul discorso in generale, il motivo te lo faccio sulla mia esperienza personale con The Nest, il mio primo film. Va a Locarno, in Piazza Grande, davanti a, non so, erano 10-8.000 persone, che è un festival tipo il Festival di Venezia, considerato uno dei quattro più importanti al mondo. E quando andrete a Venezia vedrete, sulla vostra pelle, la reazione del pubblico in un festival come la Settimana della Critica e come Venezia. Parlo anche da distributore, che ho una società che si chiama Premier Film, che fa distribuzione festivaliera. E vedrete la reazione, vedete applausi sicuramente, perché il corto è molto bello, io l'ho visto, tra l'altro, non vi dirò come. Diciamo che posso immaginarlo, considerando che condividiamo un compositore, quindi forse posso immaginare la domanda. In realtà da distributore abbiamo, come si dice, gli uccellini un po' ovunque. Okay. Sì. E quindi dicevo che avrete una reazione, applausi, bravi, ma, come dire, in modo molto composto, molto italiano, quando si tratta del genere. Quando invece andrete all'estero in un festival dedicato al cinema horror, come è successo per esempio a me con il Sitges Fantastic Film Festival, che è il più importante in Europa per il cinema di genere, vedrete 1300 persone in sala che verranno a vedere il vostro corto e che appena leggeranno il titolo, che ne so, il primo cartello, il nome di uno di voi, incominceranno a urlare, a strapparsi i capelli, a fare i pazzi, e tu dirai, ma che cazzo stanno facendo? Perché sono completamente pazzi. Cioè, gli amanti del cinema horror, del cinema di genere, sono un pubblico a parte e ti danno una soddisfazione che in Italia non troverai mai. In Italia, nei festival, quando presenti un horror o un corto come il vostro, post-apocalittico, ti sembra quasi di essere entrato per sbaglio. Scusate, ora tolgo il disturbo. Ma 2059, no ragazzi, scusate, bello, ciao. Infatti noi siamo stati paraculi, se tu hai visto il corto, abbiamo messo questo,
questo un po' inizio legato alla situazione che stiamo vivendo a livello attuale, socio-economica, giusto perché io immaginavo che altrimenti proprio non ci avrebbero Sì. calcolato mai nella vita. No, ma la settimana della critica è l'unico, è davvero uno dei pochissimi, se non No, ma io non l'unico, parlavo della tra settimana le critica in generale. altre. No, ma sono davvero la settimana della critica, ma veramente grazie che esistono, perché sono fra i pochissimi che credono in questo nel genere in generale. Sì, ma no, anche agli Oscar, ad esempio, infatti mi faceva notare Nicola D89 in chat, io non riesco a ricordarmi, a parte Get Allora, Out, che però miglior giustamente, sceneggiatura. miglior Io sceneggiatura. effettivamente, però lì c'era un forte tema sociale sotto. Effettivamente Esatto. io vorrei parlare di una cosa che a me non mi piace molto ultimamente, ovvero qualcuno citava anche Titane che ha vinto Cannes, che comunque è un film horror alla fine, però c'è come dire, una tendenza negli ultimi anni si è stato coniato questo nuovo termine che si chiama elevated horror, ovvero l'horror elevato, che di fatto sono i film di Eggers, i film che per esempio The Lighthouse o The Witch, per esempio i film di Ari Aster, Suspiria di appunto Guadagnino Hereditary. rientra. Sì, ok, più o meno, no, in realtà, cioè forse sì, però non è un film horror per il pubblico horror, però soprattutto i film dell'A24, che è una casa di produzione Sì. americana molto particolare che fa soprattutto cinema indipendente. E quindi essenzialmente è stato coniato questo termine elevated horror, che tra cui rientra anche Get Out, tra cui rientra Us Quello e nuovo che ha fatto che è Nope. Nope, esatto, che è il concetto di questo è film horror, ma è film horror per intellettuali, che se da un lato è bello, perché vuol dire che, come diciamo prima, c'è un'apertura da parte del cinema mainstream per nel riconoscere il fatto che il cinema horror di fatto è cinema, e quindi, come diceva Roberto all'inizio del podcast, il concetto è che tu stai semplicemente analizzando la vita delle persone tramite un genere, ma alla fine stai sempre facendo un commento sulla vita delle persone. Dall'altro canto, mi fa un po' rosicare, per usare un termine tecnico, perché derubrica tutto il resto a film horror di serie B, no? C'è l'horror elevato che è quello che fa Jordan Peele e che è l'horror quello per intellettuali e poi c'è tutto il resto che fanno gli altri, cioè la roba che fa Ty West che va bene, ok? Quando invece è pieno di cinema horror bello e dignitoso, è solo che, come dire, io vivo la stessa esperienza con il cinema d'azione, cioè lo stesso vale per me, nel senso a me il cinema d'azione è una delle cose che mi piace di più e che voglio fare di più, è solo che il cinema d'azione è inevitabilmente pensato come, ah vabbè, quella roba in cui la gente si mena, vabbè, ok, va bene così, quando ovviamente non è solo così, quindi questa è una roba che, esatto, cioè immaginate Romero e Carpenter, come scrive giustamente Webby Lovat in chat, che adesso ne escono fuori, cioè, vabbè, ma loro mica fanno elevated horror, effettivamente è così. Beh sì, loro hanno fatto, cioè Ari Aster con Hereditary e Midsommar, e Jordan Peele con Get Out, Us e ora con Nope, ma anche ci mette Robert Eggers con The Witch, Lighthouse. Loro sono considerati i nuovi maestri del cinema horror, sono considerati quelli dell'elevated horror. Però perché sono considerati? Perché loro hanno fatto quello che non si faceva ormai dai famosi 30 anni, hanno ripreso le storie e le hanno rimesse al centro del cinema horror. Per 30 anni, forse pure 40, andavi al cinema a vedere un film horror e l'unica cosa che ci trovavi era il jump scare e la faccia mostruosa che ti doveva far paura, andare a casa e a dire: oh, ho visto un mostro fighissimo in quel film, vallo a vedere. E basta, non c'erano più storie, erano sempre le stesse storie, le stesse cose viste per i precedenti 40 anni. Loro invece hanno preso la critica sociale, hanno preso delle tematiche sociali fortissime, le hanno messe al centro di storie fantastiche, però fantastiche ma anche super semplici, come Get Out, che parla dei neri in America, Certo. insomma, di tante tematiche legate ai neri in America. Insomma, è inutile parlarne adesso perché parleremo per troppo, però hanno fatto qualcosa che in realtà non si sono inventati niente di incredibile, hanno ripreso le storie e le hanno rimesse al centro del genere horror. Io mi voglio allontanare per un attimo da questo discorso perché altrimenti poi finiamo magari a ripetere sempre le stesse cose e vorrei portare un attimo l'attenzione a una questione un po' più triviale, ovvero il cinema horror ha tantissimi sottogeneri, nel senso, tantissimi, nel senso una quantità infinita, come dicevi tu,
una delle cose più assurde del cinema horror è la sua fanbase. Cioè, ci sono tantissimi fan, i fan del cinema horror adorano il cinema horror, lo conoscono a memoria, ne conoscono ogni versione, ogni sottogenere. Ora, per far spaventare un po' Marco, quali sono i tuoi, Roberto, i tuoi sottogeneri preferiti? Nel senso, quel tipo di horror che dice ammazza questa se roba. Mi dici roba tipo Human Centipede, chiudo la live. Torture porn. Io quella roba lì proprio non la capisco. Secondo me quella gente che ha pensato quel film andrebbe messa in uno ospedale psichiatrico istantaneamente. No, ma povero James Wan, allora, che ti ha inventato la saga di Saw. Istantaneamente. Cioè, la prima leggevo in chat, mi hanno fatto vedere Saw a 6 anni. Ragazzi, ma chiamate il telefono azzurro. Fate curare i vostri genitori, cioè, ma che problema ci avete? Comunque, guarda, vai. Io cito Pupi Avati, il grande Pupi Avati, che al Festival del Sitges, quando ha ricevuto il premio alla carriera, era andato a ritirare il premio, non presentava nessun film, ha detto una cosa che dovresti ricordarti. Lui ha detto: io ho cresciuto i miei figli educandoli ad aver paura, perché solo così si può diventare degli artisti e si può diventare, come dire, grandi. Questa cosa è vera, perché se tu non conosci il fascino della paura, hai perso tantissimo di quello che ti dà la vita. Ora forse penserai che sto esagerando, però è davvero così. Io ti consiglio di vedere, incomincia dagli horror psicologici, incomincia da film che non cercano soltanto di farti cagare addosso facendoci usare, ma che cercano di, come dire, di farti ragionare e allo stesso tempo farti aver paura, facendoti aver paura, scusami. Okay. Io penso che tu l'abbia visto, per esempio, The Others. No. No, niente, Marco. Ce li provo, fammi pensare a un altro titolo. Allora, guarda, incomincia da The Others. È un film. Ok. Forse è un film che fa paura, però è un film talmente incredibile, affascinante a livello visivo, a livello di storia. Anche i personaggi sono incredibili. Non vuole far paura, non ti vuole far cagare sotto, ti vuole far innamorare dei protagonisti. Guardalo e va bene, poi ti scrivo. Potrebbe essere un bel inizio, vabbè, tanto non lo farei mai. No, in realtà c'è mia moglie che insiste per studiare Others da anni almeno. Mi fa: guarda che non è horror. Dai. Dicevo: Elena, è proprio horror, tu mi prendi per il culo, ma questo è horror. No, è più un thriller psicologico. No, è horror, per cui mi confermi che è horror, ma me lo vedrò. Ci sono un tot di film effettivamente che rientrano più nel thriller che nell'horror. In chat citavano Il Sesto Senso. Il Sesto Senso alla fine, Il Sesto Senso l'ho visto, spaventoso, è un thriller alla fine, Il Sesto Senso, è un anche thriller se paranormale, dai. Come si chiama? Science, l'altro subito dopo, di anche quello è un thriller paranormale con qualche elemento horror. Nel momento in cui ci metti gli alieni, però diventa horror di diritto. No, ok. Fantascienza horror, beh, quello è horror perché vuole far paura, non per certo tutto il film, però cerca di far paura. C'è una differenza tra tensione e paura, no? Tra una scena che ti vuole tenere sull'attenti e una scena che ti vuole far cacare sotto. Qual è secondo te questa sottile differenza? Beh, guarda, secondo me Science è l'esempio perfetto. Science è il primo film sugli alieni dove però la famiglia viene prima dell'alieno, cioè di solito tipo La Guerra dei Mondi, anche lì c'è una famiglia che deve scappare dagli alieni, però è, come dire, è talmente evidente che i protagonisti sono questi che non moriranno mai, che distruggono con le bombe i laser, cioè lì è un altro tipo di film. Science è un film in cui tu stai per il 75% del film con questo nucleo familiare, con questi personaggi distrutti dalla vita. Lui è un ex prete, se non mi ricordo, no, è un ex pastore, la moglie è stata, tutte queste informazioni io me le ricordo da Scary Movie 3, non da Science. Tutte queste informazioni nella mia testa sono bloccate qui da Scary Movie 3, ovviamente, e Dio mi deve di colpire forte. Esatto, lui è un ex prete che ha perso la moglie in un modo orribile. E quindi il film è un film sull'elaborazione del dolore dopo la morte, e parla di quello. E quindi quando arriva l'alieno,
l'alieno è soltanto un modo per dire ok, nei prossimi 45 minuti di film questo nucleo familiare, questa famiglia rimarrà in quella casa terrorizzata perché se escono ci sono gli alieni e basta, ma perché vogliono continuare a farli stare in casa per continuare a raccontare e a sviluppare i loro personaggi. Qual è la differenza tra un film che vuole mettere in scena l'orrore e mostrartelo e sputtartelo in faccia con effetti speciali e visivi e effetti speciali visivi e sonori, e l'altro invece vuole parlare di contenuti più, come dire, elevated, come dicono adesso. Io, per quanto riguarda i sottogeneri, prima abbiamo citato velocemente il torture porn, che alla fine che è... Cazzo, ma anche il fatto che abbia un nome, ma fatevi il curare. Torture porn che significa? Lo spiego, è il genere che è stato portato in auge da solo alla fine, nel senso, e poi ci si è infilato di mezzo anche, come si chiama, il regista di Host. Oh, Human Centipede già è più avanti. È già Hostel. Come si chiama? Oddio, è quello del... Eli Roth. È quello del trapano nella gola. Sì, è delle forbici sul... Sì. Madonna mia. Delle forbici. quello è un genere che ha allontanato tanti dal genere horror, perché per un periodo degli anni 2000 si faceva solo torture porn, nel senso c'era, era un genere che era diventato... Grazie a Saw era il genere che era diventato il più famoso, e di fatto si faceva molto quello. A me è un genere che piace sempre tantissimo, ma non si fa tantissimo, è quello dell'horror cosmico. E uno dei film miei c'è horror una mossa preferiti, di un Pokémon, horror cosmico. L'horror cosmico è quello fondato da scrittori come Lovecraft, ed è un e soprattutto è questa generica paura di questo orrore indicibile, talmente brutto che non si può neanche raccontare, ed è un horror che ha poco spazio al cinema, perché sui libri è facile dire una cosa così brutta che non riesco neanche a trovare le parole per descriverla. Al cinema ti tocca farla vedere e quindi poi ti attacchi. Però tipo uno dei film che secondo me meglio rappresenta questa roba e che è relativamente sconosciuto ai più, è 1408, che è tratto da un racconto di Stephen King su questa stanza di albergo assassina, essenzialmente. C'aveva con gli alberghi, Stephen King. C'è avuto no, in generale, tutti quanti, un sacco di racconti di Stephen King hanno questi elementi di questo strano orrore che viene da un punto non meglio preciso. Anche Shining. Sì, infatti è sempre Stephen King. Quindi ecco, Shining. Parliamo per un secondo dell'influenza di Shining all'interno del cinema horror. Perché è un film horror, forse è il capostipite degli elevated horror, no? Degli horror elevati, che sì, vabbè, però non è un film horror come gli altri, no? Tu che rapporto hai con Shining, Roberto? Shining è il mio film horror preferito, in assoluto, è il film che più mi ha segnato, anche che mi ha fatto crescere dal punto di vista proprio del rapporto col cinema. L'ho visto credo più o meno una sessantina di volte, tra l'altro lo fanno spessissimo al cinema perché insomma è amato in tutto il mondo e forse è il film che in Italia è più conosciuto per quanto riguarda il cinema horror. Che dirti, racchiude tutto quello che poi è stato il cinema horror nei decenni che l'hanno seguito. L'albergo è diventata la casa, o è diventata la macchina, o è diventato lo chalet. Insomma, tutto quanto ha cercato, tutto quanto quello che è stato fatto nel cinema horror dopo Shining ha cercato di riprodurre anche in minima parte quel capolavoro di film che ha fatto Kubrick, ma nessuno credo ci sia mai riuscito. Beh, anche perché, nel senso, per chi, Marco Gioni, tu non c'eri, perché mi sa che era Adriano l'ospite in quel caso, però per chi ha visto come cazzo hanno fatto su Shining, ne sono stati dei brutti mesi per ma chi ha lavorato come all'interno. Cazzo hanno fatto. È stato un horror anche girare il film, soprattutto per l'attrice principale. Mi sembra. Ma neanche Shining hai visto? No, zio, ma io non le guardo ste cose, mi viene l'ansia. Queste cose, ma puoi dire non le guardo ste cose? Mi viene l'ansia. Guarda, io ti dico, io soffrirei, ne sono consapevole, molto meno un show enigmista che mi fa schifo, ma poi finito a posto così, che film tipo Shining, cioè film che ti scavano dentro,
e ti lasciano quell'ansietta che se poi tu vai in un corridoio buio, potenzialmente decidi che l'acqua non ti serve e torni a dormire. Cioè, è quel tipo di roba lì. Io giocando, io i videogiochi horror, per me sono ancora peggio. Io ho giocato a The Last of Us, che non è horror, palesemente. Nella scena in cui nel primo resti appeso a testa in giù con la con Ellie sotto, gli zombie che arrivano, io stringo talmente forte il controllo che mi sono addormentate quattro dita, cioè proprio che mi formicolavano. Quindi è proprio il mio problema grosso fisico. Faccio una domanda strana, ma tu Vai. sei credente? Sì. Sei credente? Ok, allora. Allora non posso andare Bellissimo. avanti. Quindi sono stupido, Allora, intendi? no, 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 no. Sì, sto Giustifico, scherzando. No, che però, ho capito ad meglio. esempio, io quando mi dicono gli amici miei che mi facevano facciamo una seduta spiritica, che ridere, io dicevo perché? Perché non ti fai i cazzi tuoi? Cioè, magari non esiste, ma se esiste, no? Ma che te lo fa fa? Ma fatti i cazzi tua, che campi sicuramente più tranquillo, perché poi. È un film horror? No, però poi si cominciano tutti così, finisco sempre tutti male. Ma perché devi approcciarti a questo mondo? Stai lì, fatti cazzi e vai a giocare a pallone. Cioè, per come la vedevo io all'epoca su questo tipo di roba. E in generale, può essere che forse hai dato una visione psicologica interessante. Guardati The Others The comunque, Others lo alla guarderò, fine. dai, Cioè, insieme. Vai, tu da vai. piccolo non hai mai provato il fascino di entrare in una casa abbandonata o in un corridoio buio, far Sì, spaventare però lì è qualcuno? diverso, sai perché? Cioè, tipo, io sto in fissa per dire, per fare. Anche noi abbiamo fatto un format che si chiama. Oddio, c'è un vuoto. Che si chiama Roll and Movie, in cui basandoci su Call of Cthulhu, viviamo in GDR diciamo, delle avventure che poi sono anche a tinte horror, perché comunque ti basi sui racconti Lovecraft, quindi quella roba è. Anche gli escape room horror io li farei, ma perché ci sono io? E io non sono stupido come protagonisti degli horror, che invece, e forse questo è un problema di cui parlare, dobbiamo parlare, perché negli horror i protagonisti 9 su 10 sono dei completi idioti che fanno delle cose che non hanno minimamente senso, tipo dividiamoci, no, non vi dividete perché vuol dire che o non hai mai visto film horror nella tua vita, oppure sei stupido perché non ti dividi. Oppure c'è la pistola, la lascio sul tavolo per andare a fare una cosa. No, la pistola la tieni sempre vicina perché devi uccidere tutto quello che si muove. Capito? Quindi è più quella roba lì che io vivo, cioè non ho controllo su quello che sto guardando e so che finirà male e mi fa incazzare oltre a farmi stare male. Senti, partendo da questa cosa, io volevo tornare su una cosa interessante, ovvero i cliché del cinema horror. Ovviamente c'è il film che più di tutti ha parlato di questa cosa, è il primissimo Scream. No, Scream di fatto girava tutto intorno al concetto che i protagonisti erano coscienti di trovarsi all'interno di un film horror e quindi sapevano quali erano tutte le cose che dovevano fare o dovevano evitare di fare. Però, al di là di Scream in sé per sé, il cinema horror, come molto del cinema di genere, vive di cliché, mi sembra un termine negativo, più di tradizioni, magari. Un tot di cose che, se usate nella maniera sbagliata, magari possono essere, come dice Marco, possono risultare stupide. Però se usate nella maniera giusta, invece sono quelle cose che tu da spettatore ti godi, perché dici, so dove stiamo andando a parare, però non so bene dove stiamo andando a parare. Mi piace che si giochi col mio senso di aspettativa. Ho letto tempo fa una citazione di Christopher Nolan che diceva il genere è una parete contro cui far rimbalzare le tue idee, di fatto. Cioè, le aspettative del pubblico ti creano un contesto nel quale ti puoi muovere, ma comunque rimane un contesto molto ampio. Ora, tutto questo giro per dirti, ci sono secondo te dei cliché horror che, al di là del, ripeto, c'è cioè, Classic Horror Story che anche quello gioca sui cliché dell'horror, però su un film horror normale, non meta cinematografico, ci sono dei cliché dell'horror che adesso sono irrinunciabili, cioè che ok, questa roba ci deve stare in un film horror, altrimenti Tipo il la pubblico si stupida arrabbia. bionda. C'è sempre una stupida bionda. Vabbè, su questo c'è cosa, come si chiama il film, quello scritto da Joss Whedon, Cabin in the Woods, che è il film Sì. che dopo Scream ha rifatto questa cosa di riassumere tutti i Scusa, cliché dei film prima di horror. rispondere alla domanda, ti dico un horror che ho visto Sì. e mi è piaciuto su Netflix perché l'ho trovato. Che per realtà, secondo me, non è un horror. Però è. Cioè, sì, forse inizia horror, poi fa il giro. Ne ho visti due in Bam, realtà. la bella Uno. addormentata nel No, no, bosco. no, no. Uno è tipo, mi pare si chiami, può essere la Babysitter,
c'è questa tizia, sì. che deve prendere il sangue di il ragazzino a cui fa babysitter per fare questo rito satanico, e poi finisce in una maniera, cioè, esageratamente horror, perché scoppiano tutti. E un altro film, Splatter, che ho visto, però forse ho capito qual è il gancio per me, che alla fine a un certo punto facciano il giro e diventino quasi ridicoli, è quello, è quello di loro che quando, hanno questa famiglia che c'ha questa tradizione di questo gioco che quando uno si sposa devono girare la ruota e se ti esce questa roba qui... Si chiamava Finché morte non ci separi, in italiano, in inglese si chiama... Ready or not. Esatto, e che qui veramente lei vuole, deve essere ammazzata tutta la famiglia che si unisce per ucciderla. Guarda. Esatto, quindi ho visto allora vai sulla casa, così stai al sicuro, dai. La casa. Beh, dai, quello di Raimi, quello originale, non la versione di Fede Alvarez, ti prego, non lo fare per te, ti voglio proteggere, non guardare La casa di Fede Alvarez nelle tue condizioni. Però secondo me non state sfruttando un potenziale, dovreste fare una live in cui, mentre lui guarda The Conjuring. Ci abbiamo provato e mi hanno fatto vedere quella merda di The Ring giapponese che ho riso più di quanto ho avuto paura. E infatti, bravo, sono d'accordo. Però se guardi The Conjuring ti assicuro che non ridi. Perfetto. Io ricordo che il primo film di The Conjuring è stato uno dei primi film recenti che ho rivisto. Ho fatto, porca miseria, quante idee James Wan. Nello specifico c'è un momento specifico nel quale la donna sta appendendo un lenzuolo fuori dalla villa. Lenzuolo vola via, si incastra in una figura umana, rimane ferma per un secondo, poi rivola, sbatte contro una finestra e c'è una figura umana alla finestra che li guarda. Quella è una roba pazzesca. Occhio che si caga addosso. No, ma comunque stavo dicendo, quali sono dei cliché che ci devono stare nel film? No, allora, più che... Guarda, non so se puoi definirlo un cliché, però mi hai dato un assist perfetto per... l'elemento che io amo in assoluto più di tutti quando guardo un film horror, che è il twist. Certo, nel film horror splatter non ti aspetti il twist, il colpo di scena, ma nell'horror o elevated o anche non elevated, di solito quello che lo spettatore aspetta è di scoprire qualcosa che quasi ribalta il punto di vista del film. Quindi una rivelazione. Colpo di scena, la rivelazione su chi è l'assassino, su... perché sta succedendo quello che sta succedendo, come per esempio in The Others, che allora però non lo dico, non lo diciamo, dico, Marco, che ha uno dei più grandi colpi di scena insieme al Sesto Senso, cioè è il primo motivo per cui io guardo un film. Se un film ha un colpo di scena, per me vale già di diritto 10 volte più di uno che non ne ha, e credo che sia una delle cose che tantissimi amanti del cinema horror cercano quando guardano un film, perché se fosse soltanto un aspettiamo, vediamo come li ammazzano, che due palle. Ci sta, ok. Cioè, anche quindi io no, ci sta, è vero, è effettivamente per te, Mauro, il film horror. Se tu dovessi girare un film horror, quale cliché inseriresti? Ma allora, ci stavo pensando, a me comunque il diciamo che quando è fatto bene piace molto il concetto del cattivo che non muore mai, però deve essere fatto bene. Jason. Ci sono alcuni film che lo portano, ma non necessariamente Jason, ma è quel concetto che il protagonista crede di essere fuori pericolo, ma poi in realtà non è ancora fuori pericolo. C'è un ultimo elemento, un ultimo colpo di coda del cattivo, però deve essere fatto bene, perché è una delle cose che più velocemente finisce nella banalità, cioè ovvero il cattivo che viene ucciso con una coltellata nel braccio, e quindi ovviamente tutti quanti al pubblico fanno ovviamente non è morto, nel senso sappiamo che questo cattivo si rialzerà, perché non puoi ucciderlo con una coltellata nel braccio. Invece se si costruisce bene la scena, una delle cose più soddisfacenti può essere proprio quello, ovvero del protagonista che crede di avercela fatta, che è convinto che ce l'ha fatta, e invece no, il cattivo non è morto, perché è più forte di quello che credi. Come ad esempio quello che piace, se li vedessi, mi piacerebbe, però ho visto il trailer di Nope e fatto venire voglia di vederlo, perché lì ad esempio non si capisce cos'è il cattivo, cioè a me è un po'... lo sento un po' banale il fatto che c'è il cattivone col coltello, il demone, il fantasma, invece tipo in Nope
È questa cosa nel cielo che boh, poi non ho capito bene cos'è. Alieni forse? Penso di sì, perché sia da un certo punto un disco volante gigante, ma chi ne so, capito? Quindi quel cattivo che non lo riesce a comprendere fino in fondo. Per esempio Il Sesto Senso l'ho visto ed è stato fico, perché fino a un certo punto, per quanto non sia horror secondo me, è semplicemente un film, un thriller con degli eventi paranormali, comunque insomma ti riesce a tenere attaccato perché stai cercando di capire qualcosa. Quindi secondo me è quella roba che funziona. Io direi che mancano 5 minuti alle 7 e mezza. Oggi veniamo un po' prima perché Roberto deve lasciarci, e poi perché non in maniera definitiva. Non in maniera definitiva, definitiva speriamo. Deve lasciarci perché nell'armadio ha un mostro che lo sta per attaccare. Esatto. Quindi mi raccomando, gira tutto. Tieni accesa la webcam, così lo inseriamo come tributo nel prossimo film. E quindi adesso dobbiamo lanciare il sondaggio, Giacomo Boria. Vediamo cosa vincerà, quale sarà l'ultimo oggetto ad essere inserito nel set di Pizza e Cinema. La mia carta igienica, perché mi cago addosso. L'oggetto di Mauro, che è... Che cos'è? Press kit di Insidious, firmato da James Wan, che non vi darò mai. E invece... come no, ce lo lasci se vince. No, sì, lo tengo. E ci mandi una fotocopia. Oppure l'oggetto di Roberto, che avevamo una diapositiva, giusto? Sì. Esatto, era un modellino del caravan utilizzato in Classic Horror Story. Esatto, senza che lo fai vedere, Giacomo, non ti preoccupare. Quindi io mi sfrutto votate. 5 minuti a questo punto per chiedere a Roberto se si può sapere, perché poi qual è il tuo prossimo film? No, su cosa stai lavorando? Nel senso, se c'è qualche Scoop. Progetto all'orizzonte, qualcosa che si sta facendo una commedia all'italiana. Guarda, devo andare via prima perché devo incontrare Sophie e Louis. Louis versus Sophie. Esatto. No, guarda, sto lavorando per diciamo, sto cercando di mettere su un budget per una produzione internazionale, come dire, più importante, mi possa permettere di, anche a livello di storia, di usare di più, che è quello che dicevamo all'inizio della diretta, è il problema principale poi del cinema horror italiano, che si fa sempre con pochi soldi, tranne ovviamente il film che ho fatto con Netflix, che aveva 3 milioni, però il problema è sempre non solo di storia ma anche di budget, quindi sto cercando di risolvere un po' quel problema lì prima di concentrarmi su una storia in particolare. Ci sono già due storie che ho sviluppato per le quali sto cercando un budget, non so quale ci riuscirà e se una delle due ci riuscirà, vedremo. Ma secondo te la c'è risposta un po', più diplomatica e democristiana che no, tessurare? Quello che volevo sapere è, io negli ultimi anni ho visto un piccolo risorgimento italiano, nel senso che comunque personalmente poi ho visto che c'è Alessio Liguori, che è un altro regista che sta facendo dei piccoli film horror in Italia, Domenico De Feudis, che è un amico che ha fatto un altro film horror con Netflix, nel senso qualche film horror lo si inizia a fare, con tutti i problemi del caso, che sono quelli che descrivi tu in A Classic Horror Story, ovvero col commentatore che fa film horror italiano, allora non me lo guardo sicuro, a prescindere. Però inizio a vedere che qualcosa si sta muovendo. Tu sei ottimista al riguardo o sei comunque pessimista? No, sono ottimista, non potrei non essere ottimista. Ho fatto due film horror in 2 anni e non ci avrei mai neanche, cioè, se me l'avessero detto anche 2 mesi prima, cioè, non ci avrei mai creduto. Hai fatto bene a ricordare Domenico, che ha girato Il Legame, che è su Netflix, Alessio Liguori, che ha girato tra l'altro un film che si chiama Shortcut, che è stato nella top 10 in America durante il Covid. Quindi insomma sono segnali che è impossibile ignorare, vuol dire che ci sono i talenti in grado di girare film horror. Il problema è che poi non ci sono produttori e studi o piattaforme che credono abbastanza da farlo diventare un genere, come dire, prodotto in maniera costante. Vedi per esempio Alessio Liguori va in top 10 negli Stati Uniti con il suo film, non gli fanno fare un altro film horror, gli fanno fare un thriller che non ha nulla a che fare con l'horror. Ora so che sta per girare commedia di youtuber, quindi questo, come dire, è anche il problema, che poi giustamente i registi per campare, passano il termine, cioè, perché rimane un lavoro purtroppo, devono girare quello che gli viene proposto di girare, però è un peccato perché Alessio e Domenico
potevano essere due talenti del cinema horror italiano, purtroppo il mercato non glielo permette. Questa cosa mi fa incazzare. Io però è una cosa che possiamo cambiare come consumatori, nel senso, se noi guardiamo più film horror italiani, se gli diamo una possibilità, se decidiamo di effettivamente, guarda, io li metterò in play sicuramente, magari bravo, non li guardo, esatto, ma li metto in play e poi esci dalla stanza. Esatto. Ma guarda, il problema Marco non sono quelli come te che esistono in tutto il mondo, cioè che hanno paura di vedere gli horror, quello, certo, è il problema, purtroppo, non nel senso hanno un difetto. il problema vero sono, e sicuramente qualcuno ce n'è fra chi ci sta seguendo, i pessimisti a prescindere. Certo. E Classic Horror Story si chiude con una scena post-credit che non voleva fare in stile Marvel, ma essere proprio ironica, autoironica. Una scena in cui su Netflix c'è praticamente una scena finale dopo il titolo regia di, in cui si vede che Netflix chiede sul social, che poi è inventato, chiede: beh, vi è piaciuto il film? E tutti quanti cominciano a dire: una merda, che schifo gli attori, non sanno parlare neanche in italiano, ma l'ho visto solo perché mi piaceva il culo della bionda. Insomma, c'è una bionda, quindi. Ma sono cose che davvero tu leggi sui social quando pubblicano qualcosa sul film horror italiano. Sì. Ed è, voglio dire, poi magari il film non è piaciuto davvero, gli ha fatto cagare davvero, hanno tutto il diritto di scrivere queste cose. Ma nel 90% dei casi queste cose le scrivono prima di vedere il film. Sì, sì. Noi siamo estremamente fortunati, abbiamo una community di persone molto positive e estremamente aperte. Fortunatamente, anche grazie, spero, all'impegno che ci prendiamo, abbiamo sempre costruito questo tipo di community, perché ovviamente non diamo spazio a nient'altro che non sia questo. Però effettivamente io, quando mi aggiro nelle pagine di cinema, e in generale c'è questa voglia di strappare a pezzettini le cose, anche se non le si è viste, anche se non le si è neanche provate a dargli, non si è neanche provato a dargli una possibilità, ed è una cosa un po' brutta. Quindi ecco, voi secondo me in chat siete salvi da questa cosa, però se avete degli amici, cercate di, se hanno questa brutta malattia di essere dei grandissimi pezzi di fango, cercate di dargli una mano a guarire. Credo abbia vinto la carta igienica. Credo abbia vinto. In chat sì, era, sono era tutti un po' imbattibile. Come era me, un po' imbattibile. La metterò qui. Ecco fatto. Grazie mille, quindi, ragazzi, per aver votato. Io voglio chiudere questa live con una domanda per Roberto e poi andiamo in chiusura. Se non potessi girare più horror, quale genere vorresti affrontare? Aia. Beh, il thriller, che è il genere che più gli si avvicina. Vai dal cugino piccolo. Puoi girare il thriller con atmosfere horror, che sono a volte molto meglio dei film horror puri. Sono d'accordo. Cito Seven. Visto? No, ma io il thriller li vedo tutti. No, io thriller li vedo tutti. C'è solo paura delle cose che fanno buh. È quello che c'ha il problema. No, ma sì, io Seven sto in, io tutta la roba serial killer, Zodiac, Seven, Mindhunter, stiamo facendo solo cose di Fincher, però paradossalmente a te i mostri veri non fanno paura, c'è la gente che ammazza e squadra. Esatto, quelli mi intrigano. Non hanno anche Men Hunt una Bomber, che ne so, Prisoners, tutte robe che comunque ho visto, ho apprezzato, belle. E ci sta, per cui accetto la risposta thriller. Quindi guardati The Others. Guarderò The Others e vi farò sapere, ragazzi. Grazie mille, Roberto, per questa chiacchierata. Grazie mille, Mauro, anche per averla fatta insieme a me. Vi ridico adesso quello che abbiamo detto all'inizio live: Nostos è entrato in concorso alla settimana della critica di Venezia. Quindi a settembre, per chi non lo sapesse, si tiene la settimana della critica i primi 10 giorni di settembre, dal circa. Dal 31 al 10. Che poi perché si chiama settimana, se dura più di una settimana, beh, non lo so, però va bene. Quindi ai 12 giorni della critica è stato preso Nostos, non sappiamo ancora quando sarà proiettato, quindi non ce lo chiedete perché non lo sappiamo nemmeno noi. Se volete avere aggiornamenti ve li daremo sicuramente su Instagram. Noi ci vediamo venerdì su YouTube con l'ultimo video prima della pausa estiva, si ricomincia a settembre, che sarà uno Scene Brutte finale di chiusura con ospiti Space Valley, girato
poi vedrete, anzi non vi faccio spoiler, quindi ci vediamo venerdì alle 14 lì. Giovedì 28 alle 18 esce il documentario di Cane Secco su Power. Cane Secco è Matteo Bruno. Ok. Che è molto molto figo, ragazzi, quindi anche lì non perdete un appuntamento. E qui su Twitch sicuramente ci rivedremo a settembre. In che forma? Chissà. Non lo so, chi vivrà spero in forma, spero in forma. Forma. Mauro Zingarelli sicuramente è in forma perché si sta gonfiando come un bastardo. Pizza e cinema? Il podcast in cui mentre aspettiamo la pizza parliamo di cinema e serie TV.